ragazzi, mi dico se non vedo di Angry Birds. Riscopri l'efficacia dei deodoranti Nivea nella loro nuova forma. Per noi supereroi la spesa è una cosa seria. E quando scegliamo l'acqua siamo super esigenti. Con la Supervista leggiamo le etichette una ad una, controlliamo la pesantezza, le assaggiamo tutte e poi scegliamo. Che hanno scelto? Facile, Brio Blu, perché alla mia... Scusate se non parlo. Le sue cliniche dentali sono oltre 280 in Europa e America, tutte di proprietà e non in franchise. Da Dentix ho trovato prezzi davvero accessibili. Per esempio, l'impianto completo, grazie ai finanziamenti agevolati, è da 33 euro al mese. I professionisti Dentix mi hanno sempre garantito trattamenti di altissima qualità ed è stato tutto così semplice. Ecco perché sempre più persone scelgono il metodo Dentix. Fai come noi, non aspettare. Chiamano 800-330-333 e prendi un appuntamento. E senza impegno. Scopri. Distrutto. Donna Adela, da qui non è passato. In ogni caso ti saremmo grati qualora avessi notizie. Se gli dicessi di mettersi in contatto con la madre. Sì, naturalmente, non preoccupatevi. Andiamo, tesoro. Donna Adela. Non so dove sia vostro figlio, ma sono sicuro che sta bene. Ma lo riprovo 100 volte. Esatto. Allora vi aspettiamo questa sera alle 5 in punto, signor notaio. No, non sarà una perdita di tempo. Potrete verificare con i vostri occhi che la casa è terminata. Ma certo, non vi preoccupate, vi assicurerò personalmente che qualcuno venga a prendervi alla stazione di Lumia. D'accordo.
Grazie, signor notaio. A questo pomeriggio. Arrivederci. E c'è? Ma tu non sai che mentire a un notaio ti può costare un occhio della testa in Genova. Suocera, abbiamo ancora tempo per terminare la casa. E come? Hai passato tutta la notte a cercare quelle benedette porte e finestre e non hai ottenuto niente. Sentite, ho promesso a Olita che ci avrei pensato io e intendo mantenere la parola. Buongiorno. Salve. Salve. Perché non vai a chiesa, figliola, eh? E non accendere il cielo sangue aperto? Ma che ti aiuti con la storia del suocera? Io non voglio andare a chiesa. Come posso aiutarvi di borsa? Dolores, sono venuto a ringraziarvi personalmente per la vostra assidua presenza al circo. Se non sbaglio, avete assistito a 5 degli 8 spettacoli. Io vado spesso da quelle parti e posso quasi mi rifugiavo all'ombra del vostro tendone. Volevo ringraziarvi per avermi riaccompagnata in paese dopo lo spettacolo. Ho apprezzato molto le nostre conversazioni. Sarebbero durate più a lungo se voi aveste potuto. E anche se la locanda avesse chiuso più tardi, non dimenticatelo. In ogni caso, è stato un vero piacere avervi tra il pubblico. Io devo ammettere che, quando ci siete voi, lavoro molto meglio. Oh, ma che dite? Con me ci saranno decine di donne. Vi assicuro che non avevo mai provato tanto piacere a sollevare una donna. Sarà perché sono molto leggera e con le vostre enormi braccia non vi sarete neanche accorto di me. Dolores, volevo solo dirvi che non vi dimenticherò mai. Ma perché avete quell'espressione così triste? Stasera faremo l'ultimo spettacolo a Puente Viejo. Domani mattina partiremo per la capitale. Io... Salve, Mattias. Non so perché, ma ho la sensazione che tu non ci abbia detto tutto. Se siete venuto a chiedere nuovamente il mio piano, vi ho già detto quello che so. Stai mentendo? Ma perché lo dite? Perché si nota una certa agitazione. Beh, anche se voi aveste ragione, vi assicuro che non è così. Non avete pensato che potrei avere le mani? Non sono riuscito a completare il livello. Me lo vi ho già detto che... Basta sciocchezza, Mattias! Ma hai visto quante prese? Per avere la chiave per andare di là. Credetemi, se potessi vi aiutare. Ma questo non è un gioco. Se non lo troviamo, rimanderemo le nozze. E tu non vuoi che succeda, vero? No, certo che no. Bene. Allora dimmi dove ho il piano di assicurazione. C'è un livello già fatto, dai. Chiedimi qualunque cosa, io farò dopo. Per me non voglio niente da voi. Ma io sì. Dimmi dove ho il piano, per favore. Lui non saprà mai come l'ho trovato. Beh, ha chiesto riparo a me e Marcella, è a casa nostra. Aspettate, Carmelo. Non mi ha detto quali sono i suoi problemi, ma sappiate che è tremendamente arrabbiato con voi. Quindi se parlate con lui, soppesate le parole. Lo farò. Grazie. Newport City. Dopo qua ho già finito il gioco.
Sedetevi, padre Berengario. E tu porta via questa limonata e preparane un'altra come si deve. Sì, signora. Acciacchi. L'età, più che altro. Non sarà che anche voi avete passato la notte ad aiutare Julieta a costruire quella insulsa casupola? Sicuramente sarà anche quella. Vedo che insistete nel mettere alla prova la mia pazienza, padre Berengario. State ripagando molto male l'appoggio che vi ho dato quando nessuna quante via come sopportava. Vi ho già detto che non faccio nulla di male, donna Francisca. Sto solo aiutando i miei fedeli a dare un tetto a una famiglia bisognosa. Aiutate Julieta, la quale è mia nemica. Non so che cosa avete contro di lei, ma non vi si può rimproverare niente. Lavora solo, senza sosta e senza chiedere niente in cambio. E niente otterrà, ve lo assicuro. È impossibile tirare su una casa in così poco tempo. Beh, io non ne sarei così sicuro, donna Francisca. Per caso è stata già completata? Mancano alcuni dettagli, ma si procede a buon ritmo. Julieta mi ricambia ricompensa per l'impegno, signora. Una brava ragazza, onesta e lavoratrice. Ne ho fin sopra i capelli di sentire tessere le lodi di quella sfacciata. E in più sono stufa di quella maledetta casa e dell'influenza che quella gatta morta ha sulla mia gente. Che bello, bello sto effetto. Parlate di qualcuno in particolare? Sì, parlo di Raimondo, ma soprattutto di Saul. Se permettete, donna Francisca, vi posso assicurare che quel ragazzo non troverà nessuno migliore di cui. Comunque raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, condividete, passatemi social. Ciao alla prossima.